La storia della chiesa locale e insieme quella della città. Testimonianze fondamentali gli oggetti sacri che si sono salvati dalla consuetudine di rimodernare le suppellettili senza considerare il loro valore storico, ma anche dalle requisizioni in epoca napoleonica, da quelle delle leggi eversive all'indomani dell'Unità d'Italia, dall'ondata di furti degli ultimi anni. Rerum Sacrarum, il titolo della mostra, nel Museo Diocesano di Bisceglie, curata dal Capitolo Cattedrale, sono esposti calici, pissi di croci, ostensori. Il periodo va dal XII secolo, quando il vescovo Amando traslò nella Cattedrale le reliquie dei santi martiri Mauro, Sergio e Pantaleone, protettori della città, fino al XIX. Un tesoro composto di pezzi, molti dei quali riferibili alla committenza di Francesco del Balzo, duca di Andria e conte di Bisceglie questo connubio tra fede e arte che diventa la bellezza che si può ammirare in questi argenti, che raccontano appunto la devozione del popolo di Dio e di come ci sia stata tanta gente che abbia custodito eh, questo immenso patrimonio. Questo museo è nato proprio dalla eh, collaborazione dei vari cittadini, sia singoli sia associati, e quindi dalle donazioni che questi hanno fatto al nostro museo.